Beer and Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand di Fabbri 1905 e siamo con il multipremiato campione del mondo, Bruno Van Zan. Bruno, bentornato. Grazie, noi siamo diventati ormai amici, no? Amici di interviste, sì. Questa è la verità. Grazie per il lavoro che fate, diciamo, di rendere, diciamo, visibile le cose belle che poi noi proponiamo, e questa è un'occasione importante come Beer and Food Attraction per portare innovazione, qualità e diciamo standardizzazione nel mondo anche del beverage. Perché qui in questa occasione, Bruno? Allora, con il mondo Fabbri, nonché con gli amici di Fabbri, abbiamo presentato tre ricette innovative a base di mixi fruit, mango, lampone e marendrai, in cui abbiamo cercato di far assaggiare alle persone quelli che sono i miei signature drink che nei miei catering e nei miei eventi serviamo, e addirittura siamo arrivati a servire in questo anno circa 100.000 drink, ok, un numero molto molto elevato, significativo, e quindi abbiamo preso questa occasione per far anche rendere popolare le ricette. Per te essere campione del mondo e mantenere alta l'attenzione su quelle che sono le tue skills è certamente uno sforzo importante. Quanto pesa poi essere a fianco a Fabbri 1905, sempre così pieno di iniziative, di idee, di nuovi prodotti da proporre al mercato? Beh, la verità è che diventa una responsabilità a tutti gli effetti, quella di proporre ricette, quella di essere portatore sano, no? Di credibilità legata al sacrificio, al duro lavoro che facciamo tutti i giorni, con la costanza, l'impegno, l'amore, la dedizione che proviamo per un mestiere fantastico che è quello del bartending. Altro aspetto importante, c'è il lato imprenditoriale che è alle spalle poi subito delle capacità e delle skill, e quindi fondamentalmente l'impegno e la dedizione mi fanno essere sempre il bravo barman, no? Che diciamo ha vinto un sacco di premi in carriera. Dall'altra parte, il livello imprenditoriale mi ha portato a diversificare le mie attività e a renderle, diciamo, nazionalmente popolari, affinché le persone sia negli eventi privati che in quelli pubblici possano bere i miei cocktail. Quindi farlo con Fabbri è sicuramente un supporto in più per standardizzare la qualità che io faccio. Bruno, grazie per il contributo, ci vediamo prossimamente su questi schermi, ma non solo. Grazie. Grazie a voi.